Un anno impegnativo con oltre 5.000 interventi fatti in provincia di Arezzo, l'occasione per elencare i numeri di un anno di densa attività è il giorno di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, che ricorre il 4 dicembre. Tra gli interventi che hanno visto la presenza dei vigili aretini oltre 5.000, gli incendi rappresentano una larga parte del totale, quella più importante. A seguire gli interventi per gli incidenti stradali, danni del maltempo, ma ci sono stati anche 45 interventi per verifiche statiche, 43 per ricerche di persona e 28 soccorsi a persona. Quest'anno arriva anche il riconoscimento per 4 vigili del fuoco, coloro che soccorsero un camionista in piena pandemia. Era il 6 marzo 2020, la pandemia ci aveva già travolto e di lì a poco l'Italia sarebbe finita in lockdown. Per questo intervento 4 vigili del fuoco aretini, tra cui il loro caporeparto, riceveranno il prossimo 14 dicembre presso il Palazzo della Prefettura di Arezzo l'onorificenza di Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana, scelti dal presidente Mattarella. Si tratta di Antonio Biagi, caporeparto, e vigili del fuoco Massimiliano Citernesi, Diego Norcini e Matteo Parri. Questa onorificenza, dice il caporeparto, ci onora e va a tutto il comando aretino, dal nostro comandante ai funzionari alla sala operativa. Quel giorno tutto il comando si prodigò per salvare la vita a questo camionista. Per quanto riguarda la quarantena, furono giorni tranquilli, tutti i nostri colleghi ci portavano i viveri e quello di cui avevamo bisogno senza mai entrare in contatto con noi. Erano i primi giorni in cui sentivamo parlare di Covid e ancora nessuno conosceva bene la sua pericolosità.